poi dopo il concerto. Questa sala è la prima del Museo Giorgio Vallée, si trova in un luogo dal doppio contenuto, sia il contenitore che quello che c'è nel suo interno. Questa parte è dedicata alla ricostruzione della vita del capo di Sorrento, una ricostruzione che adesso è stata fatta oltre 25 anni fa, adesso dovrebbe essere aggiornata perché le ricerche fatte dall'Università tedesca di Humboldt, che è arrivata qui per 4 stagioni consecutive, hanno fatto sì che si siano allargati gli orizzonti. Questa zona qua, ad esempio, diventa un porto. Il capriccio geologico costituito da questa piscina naturale molto probabilmente aveva un ingresso e una uscita. Questa è l'unica villa ricostruita di epoca romana, le ville marittime, ma nel Golfo di Napoli, vedremo come ci soffermiamo su questo aspetto. Ce ne stanno tantissime. Il perché arriva questa aristocrazia nell'ambito del Golfo di Napoli è legato alla presenza di Tiberio a Capri. Queste ville erano, le definiamo imperiali, perché erano ricche nel loro interno di alcuni oggetti che non la fanno appartenere a quella che è la pars rustica, la villa rustica per la produzione di olio e di vino, che molto probabilmente, sempre con i tedeschi, hanno trovato in questa parte più alta della collina. A Massalobrenze, invece, un'altra villa simile a questa che guardava verso Capri, verso lo stretto, è stato trovato quello che adesso andiamo a vedere dentro, in una prima fase e in una seconda fase, distante l'uno dall'altro una decina di anni. Un ninfeo di cui, travolto da una valanga di terreno e acqua, una parte è caduta vicino e una parte è andata un po' più giù. Questa è stata trovata nell'89 e questo nel 2004. Quello che vediamo adesso è la seconda parte, che dovrebbe andare a completare la parte sistemata nel parco, nell'impero, dall'altro lato.